Uomini e Donne News, Federica Spiazza, il gesto per Marco e Soleil. News Uomini e Donne, Federica Beninca e le nuove dichiarazioni su Marco e Soleil. Federica Beninca è tornata a parlare di Marco Cartasegna e Soleil Sorghè. Ah, non succederà più, il programma di Giada Di Micheli in onda su Radio Radio, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha spiazzato con le sue dichiarazioni. La torinese ha rivelato di non provare rancore nei confronti dell'ex fidanzato e dell'ex amica. Ma che è di più, ha addirittura augurato alla nuova coppia di durare a lungo. Federica trova Marco e Soleil molto compatibili e crede fermamente che questa relazione, nata contro tutto e tutti, possa funzionare. Di sicuro, però, la Beninca non può perdonare l'italo-americana, che ha nascosto la sua nuova relazione amorosa senza rivelare nulla alla coetanea. Marco e Soleil hanno lo stesso modo di affrontare la vita, sono molto affini. Spero loro di essere una coppia duratura e spero che riescano a costruire qualcosa di solido insieme. Sono state due persone a cui ho voluto bene, quindi non posso augurare loro del male. Io non porto rancore, non è un sentimento che mi appartiene. Ha spiegato Federica nell'ultima intervista radiofonica. La Beninca ha rivelato di aver voluto molto bene alla Sorghè, tanto da presentarla alla sua famiglia. Il tradimento dell'ex fidanzata di Luca Onestini ha ferito profondamente la modella dagli occhi azzurri, spesso ospite di Barbara D'Urso. Ho patito molto il fatto che non mi abbia detto di Marco, ma non che stia con lui, perché avrei potuto accettare che si fossero innamorati, ma non il modo in cui mi ha trattato, l'ho vissuta come una mancanza di rispetto e quella non la perdono tanto facilmente, ha sottolineato Federica. Uomini e Donne News, Federica Beninca delusa da Soleil. Ribadisco, non ce l'ho con lei perché stanno insieme, ma perché lei mi diceva di essere ferita e schifata dal mio comportamento quando le ho chiesto spiegazioni, ha concluso Federica, che invece non ha nulla da perdonare a Marco Cartasegna. Anzi, la Beninca si è addirittura pentita di aver risposto affermativamente durante la scelta a Uomini e Donne. Se tornassi indietro? Direi di no a Marco. Col senno del poi penso che son stata male dei mesi per niente. Ha concluso.